Il geranio sudafricano, Pelargonium sidoides, noto anche come geranio nero o Cape Pelargonium, è un'erba molto usata nella medicina tradizionale sudafricana. La radice della pianta è tipicamente distillata in un estratto e usata in tosse e rimedi a freddo per alleviare i sintomi e ridurre la durata della malattia. I sostenitori affermano che il geranio sudafricano può aiutare a combattere le infezioni del tratto respiratorio superiore, tra cui il comune raffreddore, la bronchite e la sinusite. Quando viene usato nella medicina tradizionale africana, il geranio sudafricano viene spesso definito come un caloabo, caloba o unca. La maggior parte della ricerca relativa al Pelargonium è limitata agli studi sulle provette. In questa capacità, gli estratti sono noti per neutralizzare determinati batteri e virus. Il Pelargonio può anche aiutare ad alleviare i sintomi della bronchite. Il Pelargonium contiene una sostanza nota come cumarina che agisce come un anticoagulante. Per questo motivo si dovrebbe evitare l'assunzione di pelargonio con anticoagulanti soggetti a prescrizione, come il warfarin, poiché ciò potrebbe portare a un'emorragia eccessiva. Per lo stesso motivo è necessario interrompere l'assunzione di pelargonium almeno 2 settimane prima dell'intervento chirurgico o di una procedura dentale. Il pelargonium deve essere usato con cautela anche nelle persone con malattie autoimmuni come la psoriasi, l'artrite reumatoide, il lupus e l'epatite autoimmune. Ciò potrebbe attivare gli anticorpi che attivano i sintomi autoimmuni. Parlate con il vostro medico prima di usare qualsiasi integratore a base di erbe. A causa della mancanza di ricerche sulla sicurezza, i rimedi pelargoni non dovrebbero essere usati da bambini, donne incinte o madri che allattano. C'è anche qualche preoccupazione che l'uso a lungo termine o eccessivo di pelargonium possa causare danni al fegato. La maggior parte dei tipi di geranio sono commestibili. E il geranio africano non fa eccezione. I fiori hanno un sapore fragrante e leggermente pepato, mentre le foglie hanno un gusto piacevolmente aspro ed erbaceo. Il geranio fresco può anche essere trasformato in tè, infondendo 1/4 tazza di fiori e foglie finemente tritate con 1 tazza di acqua calda bollente. Alcune persone credono che sorseggiare il tè al geranio possa aiutare ad alleviare l'indigestione. Tuttavia, si dovrebbe evitare di consumare troppo geranio fresco, poiché l'acido ossalico nella pianta può causare indigestione, nausea, vomito e diarrea. Dovreste anche evitare fiori o foglie che potrebbero essere stati spruzzati con pesticidi o esposti a fertilizzanti chimici. Quando si tratta di uso medicinale, è la radice del geranio sudafricano che si ritiene sia benefica, piuttosto che i gambi, le foglie o i fiori. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.